Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avevo già accennato nel video scorso, questo sarà il video dei miei preferiti del mese di aprile e di marzo, visto che a marzo l'ho saltato. Ero riuscita a farli da agosto fino a marzo senza saltarne nemmeno una e poi la vita, ragazzi, è la vita da studente di quinta liceo, che è un po' dura. Comunque finalmente adesso sono qua a parlarvi dei miei preferiti di questo ultimo periodo, quindi direi di iniziare subito invece di perdermi in chiacchiere come faccio sempre all'inizio dei video, quindi sigla. Questa volta vorrei partire dalle canzoni e quindi vi faccio prima sentire due delle canzoni che in questo periodo mi piacciono più di tutte. La prima di queste è una canzone abbastanza vecchia, non so di che anno è, vado a cercare, almeno non sembra uno scema, del 2005, e in realtà questa canzone l'avevo già sul mio telefono, solo che poi l'ho eliminata perché è successo un casino con tutte le mie canzoni che non sto a raccontarvi nel video. L'altro giorno mentre ero in macchina è partita la radio e mi sono ricordata dell'esistenza di questa canzone, perciò l'ho riscaricata. Si chiama Feel Good dei Gorillaz. Probabilmente molti di voi l'hanno già sentita, era ed è molto famosa. Passiamo però alla seconda canzone preferita, è uscita da pochissimo ed è di un gruppo che mi sta piacendo sempre di più e peccato che vengono a fine giugno, il periodo degli esami, e quindi non posso andarli a vedere, se no ci sarei andata. Comunque però la prossima volta che torno in Italia vado a vederli. Diciamo gruppo per modo di dire, che sono due ragazzi, si chiamano Chainsmokers e immagino tutti li conosciate. Bene, nell'ultimo mese è uscito un nuovo album. E di questo nuovo album, ovviamente, Something Just Like This è la canzone più famosa. Quella mi piace tantissimo, solo che tra tutte la mia preferita del nuovo album è Paris. Direi che può bastare quelle canzoni, passiamo alle altre cose. Di solito non mi faccio mai vedere nessuna app in realtà. Però questa volta ho scoperto e sono uscite diverse app, cioè diverse due o tre app che mi piacciono un casino e di cui vi voglio parlare. La prima di queste l'avete sicuramente sentita se mi seguite su Instagram, magari l'avete già scaricata se non mi seguite. Comunque si chiama 21 Buttons. Vi spiego brevemente a cosa serve. Serve alle persone, a tutti, non solo me ma anche voi se volete, per condividere i propri outfit. Quindi ogni mattina, magari quando andate a scuola e siete vestiti in modo carino, potete scattarvi una foto davanti allo specchio e poi su questo sito la potete pubblicare e taggare i capi che indossate. Proprio vi fa andare sui siti e trovare tutte le cose, quindi insomma se le cose che indossate sono vecchie probabilmente non le troverete, ma se sono nuove le trovate, le taggate. E la gente può vedere le vostre foto, può vedere i vestiti che indossate e comprarli direttamente dalla vostra foto. E quindi secondo me è una cosa strautile questa, perché magari quando a volte siamo tipo su Instagram e vediamo le foto di qualcuno e ci piacciono i loro outfit, in questo modo possiamo direttamente comprare delle cose senza stare a chiedere ma cosa indossi, dove l'hai preso questo. Se andate sul link che vi lascerò giù in descrizione, o comunque se andate sulla mia descrizione di Instagram, trovate il link per scaricare l'app e per il mio profilo. Quindi insomma se vi interessa andate a controllare giù in descrizione o nel profilo di Instagram. Una seconda app di cui voglio parlare è un gioco che è uscito da pochissimo, da una o due settimane, e mi ci sono abbastanza fissata, anche perché la cosa che mi piace di questo gioco è che non dà le vite, quindi uno ci può giocare all'infinito. E sto parlando di Fight List, che è un gioco tipo Nomi Cose Città, solo che invece di avere ogni categoria per una lettera, qui avete una categoria sola e tutte le lettere. Cioè, in poche parole, voi giocate contro qualcuno, vi danno categoria tipo le 10 persone più famose d'Italia e voi dovete scrivere le 10 persone più famose d'Italia, oppure colori e simboli del Natale e voi dovete scrivere colori e simboli del Natale. Probabilmente tutti voi già la conoscete, comunque io vi posso dire che mi ci sono abbastanza drogata. Se volete sfidarmi, insomma, sapete qual è il mio nome, Ginevra Iori, come sempre, sfidatemi, sono forte, ve lo dico. E poi c'è un'app di cui vi voglio parlare che trovo strautile e che sto usando molto nell'ultimo periodo. Si chiama, in un modo strano, e quindi devo andare a guardare, Unum.
UNUM. Come funziona? Voi la collegate al vostro profilo Instagram e sull'app vi appare tipo una griglia in cui le ultime foto sono le vostre foto del profilo Instagram, mentre le prime sono grigie, cioè non c'è niente. Prima di caricare una foto su Instagram, se siete come me dei pazzi fanatici dell'estetica del vostro Instagram e non siete sicuri che questa foto stia bene con le altre vostre foto che avete pubblicato su Instagram, potete caricarla prima su questo sito e vi farà vedere come sarebbe il vostro profilo una volta caricata la foto. È come se voi l'aveste pubblicata, però in realtà non l'avete pubblicata, perché lo potete vedere solamente voi. Se la foto poi vi piace insieme alle altre ma non la volete pubblicare nel momento in cui l'avete caricata su questa app, potete anche scegliere il giorno e l'ora esatti a cui volete pubblicarla, e inoltre vi fa anche sapere quali sono i migliori giorni e le migliori ore per pubblicare. Quindi insomma, se volete dare un'occhiata, se siete anche voi pazzi per Instagram, vi consiglio di scaricare questa applicazione e vi consiglio anche di seguirmi su Instagram. Passiamo adesso ai nuovi canali YouTube che ho scoperto e che mi piacciono tantissimo. Il primo è Casa Surace, sta diventando sempre più famoso. Devo ammettere che alcuni dei loro video sono abbastanza pesanti e molti sono ripetitivi, cioè dico sempre le stesse cose, però sono molto molto simpatici. Sono soliti comparare il Sud Italia al Nord Italia e insomma sono simpaticissimi, andateli a seguire. Un altro canale che ho scoperto l'altro giorno e che mi ha fatto morire si chiama YouTubers Sing. Loro prendono pezzi di video degli YouTuber e cercano di fare una canzone a partire da questi pezzettini di video. Adesso vi faccio vedere un esempio. Questo non è uno youtuber, è Donald Trump, però vabbè, è bellissimo, che canta Something Just Like This. China. I've been reading books of old. The word chess and the myths. Achilles and his gold. Hercules and his gift. Insomma, fanno tutti video di questo tipo. Per esempio c'è PewDiePie che canta Take On Me, Rhett e Link che cantano Barbie Girl, ancora PewDiePie che canta Shape of You. Vi giuro, fantastici. Passiamo però alle ultime cose che vi voglio far vedere. Partiamo da questa, che è una maschera della Lush che ho preso quando ero a Napoli, quindi un bel po' di tempo fa. L'ho messa solamente un paio di volte perché me ne scordo sempre di averla, però vi giuro che è fantastica. Si chiama Cup of Coffee e quindi insomma è al caffè. Adesso vi mostro com'è all'interno. Ecco qua, allora, l'odore è buonissimo. Un po' forte da qui, però è veramente buono ed ha scaglie di caffè all'interno. E quindi quando uno le mette in faccia è tipo uno scrub in pratica. Quando la sciacquate è ganzissimo perché sembra che avete il caffè freddo in faccia in pratica. Poi vi volevo far vedere l'ultimo profumo che ho comprato. Praticamente volevo un profumo, sono andata da, non mi ricordo che negozio, forse la Gardenia. Mi sono messa a provare un sacco di profumi. Questo però era il primo che ho provato. Io non so, mi era rimasto particolarmente impresso e alla fine ho comprato questo. Amore a prima vista, a primo olfatto anzi. È di Versace e si chiama Crystal Noir. Non so descrivervi l'odore, non sono brava in questo. Insomma, se vi capita di andare da Gardenia, da Sephora, provatelo che è molto buono secondo me. Poi un altro preferito di questo mese è assolutamente il nuovo Daniel Wellington. Quando ve l'avevo mostrato vi avevo detto che è nuovo e molti di voi mi hanno detto: ma il Daniel Wellington è da tantissimo che esistono. È vero che è da tantissimo che esistono, ma quelli come questo che ho io. Questo si chiama Classic Petite ed è il nuovo modello che è uscito adesso. L'ho portato tantissimo, questo mese lo sto ancora portando tantissimo. E mi sono anche appena ricordata che ho un codice sconto che non so se è ancora valido, io ve lo scrivo nell'info box. È GineDW, se volete provare, provate, magari vi funziona. Se lo volete comprare almeno avete anche lo sconto. Un altro preferito è questo che è in questo pacco, che è qua. Molto probabilmente l'avete già riconosciuto dal pacco perché sono tutti così verdi a pua bianchi. Sto parlando della Fitti, lo sto usando tantissimo questi giorni. Ho anche provato questo, oddio, il Pure Night, che serve a rilassarsi dopo una lunga giornata e a dormire meglio, insomma. Vi avevo detto che dall'aspetto non mi sembrava molto invitante in qualche video fa. In realtà anche l'odore, vi devo dire che non mi piace per niente, è straforte, sembra erba, lasciamo perdere. Quindi insomma avevo anche un po' paura ad assaggiarlo, invece è buonissimo, vi garantisco che mi piace tantissimo. E ne sono rimasta davvero contenta perché vi giuro che non mi aspettavo per niente il gusto che ha, perché dall'odore e dall'aspetto
non mi piace. E poi avevo detto che il mio preferito è il Super Fruit e continua ad essere quello assolutamente, anche se comunque il Fit Berry, che è l'altro che ho provato, ne ho provati solamente tre, è strabuono, quindi vi posso consigliare anche questo. Perché vi sto riparlando di nuovo della Fit Tea? Perché in questi giorni c'è una promozione fantastica che vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione. Per ogni acquisto superiore ai 65 euro, Fit Tea vi regalerà una confezione di Fit Berry, quello che vi ho appena mostrato, e una infuser bottle verde. Che è una infuser bottle verde, vi metto la foto, è uguale a quella che ho io, ma io l'ho rosa in pratica, e che vi avevo già mostrato, che non è uguale a questa, adesso che ce l'ho qua sotto mano ve la faccio vedere, che è quella di vetro, e questa è quella oro rosa. Insomma, è una cosa simile, un pochino leggermente più piccolina, più leggera, cosa molto positiva, e praticamente ha all'interno l'infusore. E quindi poi, una volta che l'avete fatto dentro la bottiglia, potete portarla al giro e vi mantiene il calore. Io vi consiglio di pensarci su, anche perché in tutto l'infuser e il Fit Berry hanno un valore di circa 60 euro, quindi Fit Tea vi fa un regalo di 60 euro. Se volete approfittarne, vi lascio il codice per avere questo regalo, che è omaggio Ginevra. Mi raccomando, se volete usufruirne, affrettatevi, perché è una promozione valida per pochissimi giorni. E detto questo, io in realtà non ho nessun altro preferito, pensavo che dopo ce ne fossero altri, ma in realtà mi sbagliavo, era l'ultimo. Come sempre, fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro preferito preferito. Non ho ancora pensato al prossimo video, quindi non so su cosa sarà. Non ne ho idea ancora. Sarà una sorpresa sia per me che per voi. Comunque, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like come sempre e di iscrivervi al mio canale. E detto questo, vi mando un bacione e vi do appuntamento a martedì con il prossimo video. You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're tripping like a saturated sunbar.